Amici, buongiorno, ben ritrovati. Una nuova giornata che iniziamo in pole position. Parliamo del settore ospedaliero, della progettazione in particolare del settore ospedaliero, ma non soltanto, perché l'azienda che abbiamo stamattina nostra ospite ha uno spettro molto ampio di progettazione. Medical Design and Technology di RO, è con noi questa mattina l'ingegner Massimo Acerboni, buongiorno. Buongiorno a lei. Amministratore di Medical Design and Technology. Esatto. Allora, prima di parlare di storia, ingegnere, vediamo bene di che cosa vi occupate. Io sono stato un po' vago per lasciare la suspense. Benissimo. Beh, noi ci occupiamo della progettazione di ospedali, ma in particolare del ramo della parte più interna degli ospedali e quindi degli arredi interni, del layout interno e della funzionalità dei reparti e dei percorsi. Quindi non parliamo di macchinari. Parliamo anche di macchinari, elencando gli macchinari e gli arredi che vanno all'interno di un ospedale, ma soprattutto cercando di adeguarli alle dimensioni dei locali e alla tipologia, certo, dei reparti e viceversa. Tutto questo com'è nato? Tutto questo è nato nel 2006 da sostanzialmente un mio fallimento personale, perché ero reduce dalla chiusura di una società e quindi mi sono... Di cui faceva parte, diciamo. Di cui io facevo, certo, parte. E, sempre, e mi son, sempre nel settore. Sempre nel comunque, settore, ecco. Sì. Io ho sempre lavorato nella vendita e produzione di attrezzature medicali. Si è rimesso in gioco. Mi sono rimesso in gioco e mi sono reinventato questo tipo di attività, sapendo che c'era una carenza nel mercato del lavoro proprio di questo tipo. Quindi lei aveva fatto una sorta di analisi di mercato, se così si può dire, negli anni di esperienza, aveva individuato questa latenza. Esattamente, esattamente. Combinazione, in quel momento mi si era anche offerto un tipo di attività simile per un ospedale all'estero e quindi da lì ho iniziato questo tipo di attività. Queste strutture sono in Italia, sono anche all'estero? Noi abbiamo lavorato per l'Italia, devo essere onesto, ultimamente stiamo lavorando molto più per l'estero. Certo, quindi c'è anche lì una richiesta di questo tipo di cose. Siete quasi gli unici, si può dire, a fare questa specifica cosa? Sì, siamo veramente in pochi in Italia a fare questo tipo di lavoro e questo è da una parte un bene, perché comunque non abbiamo... Abbiamo sempre lavoro, da un'altra parte lo ritengo un problema, perché ci potrebbero essere molti giovani che potrebbero essere attirati o comunque invogliati a fare questo tipo di attività. Una cosa su cui siete davvero unici, ingegnere Acerboni, è il fatto di trasferire gli ospedali dal vecchio al nuovo, dalla vecchia, sì, alla nuova sede, esatto, mantenendoli operativi. Esattamente, abbiamo questo tipo di attività che è... Una sorta di traslocatori un po' speciali, diciamo. Di traslocatori, sì, un po' particolari. Abbiamo questo tipo di attività che riguarda lo start-up dell'ospedale nuovo, quindi farlo partire, perché un conto è costruirlo, un conto è farlo partire, certo, metterlo in funzione, e poi il trasferimento dal vecchio al nuovo, compresi i pazienti, e oltre a... alle attività. Quindi non soltanto cose, ma persone anche. Cose, ma anche persone, sì. Più delicate. E lo facciamo in pochissimi giorni. In quanti giorni si può fare? Ma l'ultima attività di questo tipo era un ospedale da circa 500 posti letto, un ospedale regionale, quindi molto grosso, che abbiamo trasferito in 4 giorni. Hai capito, quindi quasi si può dire veramente in un batter d'occhio. Sì, senza fermare nulla, neanche il pronto soccorso. Con i degenti, con tutto. Non è facile questo, ci vuole una certa... praticità. Certo. Un'ultima nota, ingegnere, in un momento in cui in Italia tanti giovani e meno giovani, devo dire, non trovano lavoro, voi ne offrite, avete un'offerta di lavoro? Sì, noi pensiamo che questo tipo di attività, proprio perché è difficile da trovare, possa essere un'opportunità per i giovani, possibilmente laureati in ingegneria biomedica, che potrebbero iniziare una nuova attività molto stimolante, molto interessante, certo, che magari non è conosciuta. Quindi chi fosse interessato può vedere il vostro sito, chiamarvi o mandare un'email. Assolutamente sì, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione.
Medical Design and Technology, grazie all'ingegner Massimo Cerboni. Allora, grazie a lei. Grazie a voi. Davvero. Questa intervista la potete rivedere quando volete in streaming on demand su tutti i nostri siti internet, sui dispositivi mobile, quindi smartphone, tablet e anche, cosa molto importante, sulle smart TV Samsung. Ormai questo è il presente della televisione. Altro appuntamento domani mattina alle 7 sul canale 160 del Digitale Terrestre Nazionale. Noi siamo sempre qui presenti in Pole Position.